La tredicesima bolletta. TIM promette di fermare la fatturazione ogni 28 giorni. L'ultimo arrivato, l'Adamos Genish, dice a Calenda che parlerà con le altre telco per trovare una soluzione ed evitare sanzioni o leggi fatte di corsa. Gli operatori hanno impugnato il provvedimento Agicom che imponeva di tornare alle vecchie fatture mensili meno. TLC, svolta sulle tariffe a 28 giorni. Telecom propone il passo indietro. Ci è voluto l'intervento dell'ultimo arrivato. Nel senso del manager appena nominato alla guida di Telecom Italia. Amos Genish, da poche settimane amministratore delegato della società leader nella telefonia, si sarebbe impegnato nel suo incontro con il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, a mettere la parola fine alle bollette fatturate ogni 28 giorni, anziché una volta al mese. E a farsi portavoce in questo senso all'interno di Astel, l'associazione industriale che raccoglie tutti gli operatori. Quello della fatturazione a 28 giorni è un giochetto che, secondo i calcoli dell'Authority per le telecomunicazioni, ha fruttato alle principali compagnie telefoniche 1,1 miliardi in più all'anno. In pratica, un aumento mascherato di cui pochi consumatori si sono accorti, almeno fino a quando non sono scoppiate le polemiche e le minacce di sanzione da parte dell'autorità. Ora, però, Telecom avrebbe deciso di convincere i concorrenti a fare marcia indietro. E non solo per l'impopolarità della manovra che ha migliorato la redditività delle aziende, ma ha svuotato il portafoglio dei consumatori. Negli ultimi giorni, il centralino e la posta elettronica dell'Authority sono state raggiunte da centinaia di richieste da parte di utenti che hanno chiesto quali siano gli operatori che applicano ancora la tariffazione a 30 giorni. Tra i principali solo Tiscali, per decidere se abbandonare chi invece è passato ai 28 giorni. A quanto è stato possibile ricostruire, Genish avrebbe fatto sapere ai suoi, appena nominato, che andava trovata una soluzione. Per quanto gli operatori siano convinti che dal punto di vista normativo un periodo di tariffazione non può essere imposto per legge, il manager vorrebbe evitare una guerra legale, visto che poi gli operatori sarebbero costretti a fare ricorso contro i provvedimenti. Esponendosi ancora di più a una pubblicità negativa. Perché, come ha dimostrato con le sue dichiarazioni nei giorni scorsi, il ministro Calenda non intende fare passi indietro, è una cosa inaccettabile che va messa a posto il più presto possibile. Con mettere a posto, si intende, per esempio, un emendamento nel decreto fiscale, come annunciato dallo stesso Calenda, oppure nella legge di bilancio. Ma c'è anche la possibilità di una specifica proposta di legge. Ne ha già presentata una Alessia Morani, parlamentare del PD, prevede il divieto per tutti i soggetti sottoposti ad Authority di emettere fatture a 4 settimane. A questo punto, salgono le possibilità che la legge non sia più necessaria e che di fronte alla manovra a tenaglia di governo e Authority, gli operatori decidano di fare un passo indietro. Il che potrebbe avvenire in due modi. O tornare alla fatturazione a 30 giorni, oppure mantenere la fatturazione a 28 giorni, dando la possibilità di cambiare fornitore a chi lo desidera, ma avvisando allo stesso tempo di aver aumentato le tariffe. Anche in un settore completamente diverso, e non soggetto ai poteri dell'Authority, Sky ha già avvisato tutti i suoi abbonati di un cambio di fatturazione a 28 giorni. L'autorità ha diffidato la Pay TV in relazione agli obblighi di informativa e di diritto di recesso dei clienti e Sky ha detto aver già potenziato la comunicazione. Una comunicazione che adesso potrebbe essere replicata anche dagli operatori delle telecomunicazioni.
Il governo studia come fermare la fatturazione a 28 giorni. Una soluzione sul nodo delle fatture a 28 giorni per telefonia e altri servizi, che valga per tutti e che venga trovata prestissimo, in modo da non dover ricorrere a una misura specifica nella legge di bilancio. È in questa direzione che, anche a seguito dell'incontro tra il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e l'amministratore delegato Amos Genish di giovedì scorso, sta lavorando TIM. Il pressing dell'ANCOM e del governo, insomma, sta dando i suoi frutti. Era stato proprio Calenda, nei giorni scorsi, a tuonare contro la fatturazione a 4 settimane che, di fatto, porta nelle casse degli operatori quasi una bolletta all'anno in più per un totale pari a oltre 1 miliardo di euro. È una cosa che va messa a posto il più rapidamente possibile, perché è inaccettabile, aveva avvertito il ministro, annunciando poi un intervento come emendamento al decreto fiscale o, in caso la misura non sia puramente ordinamentale, nella legge di bilancio.